Ma oggi devo andare a vedere i risultati dello scritto di istologia. Sono spacciato, mi bocciano, guarda, sono sicuro. Tesoro, un po' di ottimismo, no, eh? Ah, vedi, ho mal di pancia. Non dovevo bere il tè, lo sapevo. Tesoro, cosa sono gli effetti collaterali delle tue iniezioni di ottimismo? Almeno io ci provo, se fosse per te si sarebbe già attaccato una pietra al collo. Sì, sì, tu pensavi da difenderlo, che poi sai come ci ritroviamo. Comunque, a me bastano le grandi soddisfazioni che mi regala Alessia. Ah, Alessia, a proposito, mi ha detto che se le tocchi ancora il suo computer, scappa di casa. Vedi tu. Ale, si presta il motorino? Oggi? Sì. Non lo so, perché forse devo andare a fare un giro, no? Dai, ti prego, ho fretta, devo andare in università a vedere i risultati dell'esame. Ma non te lo posso prestare, perché sono rimasta senza benzina e quindi l'ho lasciato a scuola. Ma come? Ma se l'ho visto qua sotto, è anche mezzo rotto. Come mezzo rotto? Te lo stavo appunto per dire, mamma. Allora dimmelo. Il motorino ha preso una botta e si è un po'... Sì, ma non è stata colpa mia. Gloria, stamattina gliel'ho prestato e accelerando ha sbattuto contro il marciapiede. Gli manca una fiancata. Detto questo, posso prenderlo? Ah, certo, voglio vedere come fai senza la leva del freno e lo specchietto. Ah, beh. Mamma, ti prego, glielo dici tu a papà. Sono sicura che mi impicca questa volta. E farebbe anche bene a impiccarti. Quante volte te l'abbiamo detto che non si presta il motorino? E se Gloria si faceva male? Questa volta una bella punizione non te la toglie nessuno, cara mia. Grazie, Marco, Fa un casino con la sua amica, la colpa è mia. E tu non dovevi andare a vedere come è andato il tuo esame? Sì, col tram! Facci il tram! Ciao, nonna! Ciao! Ciao, amore! Passavo di qui, come va la tua bella famigliola perfetta? In tram. Capito? E adesso Alessia si è chiusa in camera sua per paura della reazione di suo padre. Ma va bene, ma non è mica tutta colpa sua, dai! Dici che sono stata troppo dura? No, perché il vero problema è che adesso, quando torna suo padre, vedrai come la prende lui quando lo scopre. Vedi, io sono sempre riuscita a fare cambiare idea a tuo padre. Ti ricordi quando tu e Michela avevate perso i pattini? Beh, quella volta me le voleva dare di santa ragione. Ma se poi ci ha comprato il gelato tutte e due? Appunto, e sai come ho fatto? Oh, ho fatto finta di arrabbiarmi il triplo di lui, minacciando castighi terribili. E lui, per reazione, ha fatto il buono. È infallibile. Ma sei sicura? No, perché io da papà mi sono presa certi schiaffoni che... Ma dai, fidati. Devi solo saper stimolare il suo lato materno. Di Franco? Quello di materno non ha neanche la madre. Ciao, tesoro. Ciao. Marco è tornato? No, Marco no. Ma Alessia sì. Vabbè. Questa volta, Franco, niente sconti di pena per lei, eh? Sai cosa ha combinato? No. Ha prestato il suo motorino a Gloria e quella gliel'ha distrutto contro un marciapiede. C'è il rottame che è parcheggiato qua sotto, è il motorino di Alessia? Sì, signore. Ma questa volta ci vuole una bella punizione esemplare, eh? Un mese senza uscite e sequestro del cellulare. No, qua ci vuole la tortura col fuoco. Ma uno non può stare un attimo tranquillo. La sera, dopo tutta la giornata di lavoro, adesso tornerà quell'altro sicuramente bocciato. Vabbè, comunque sono d'accordo con te, brava. Come d'accordo? D'accordo? D'accordo, certo, hai deciso per una punizione giusta, brava. Non sarà troppo, poco, che? Dico, troppo, poco, brava, c'hai ragione un'altra volta, 2 mesi senza uscire, così Alessia ci pensa meglio prima di prestare il motorino, qua ci vuole il pugno di ferro. E il lato materno? Di chi? E vai! Chiedete la medicina, mi hanno ascoltato, ho passato lo scritto. T'hanno promosso, bello di papà, perché buccetta, papà tuo! Lo sapevo che sotto sto mucchietto di ossa si nascondeva un genio, un primario, un primarione. Grazie. Ma tu non dici niente? Sì, no, scusa, è che abbiamo un problema con Alessia. Vabbè, problema con Alessia, la buttare dal motorino, adesso dobbiamo festeggiare questo genio dell'isologia. Istologia. Tutto, sai, ho di istologia tutto, bravo, bello di papà. Bravo. Ma la stendere la biancheria. Brava. Lo sai che ancora non ci riesco a credere che sei riuscita a calmare papà? Come hai fatto? Cara mia, segreti del mestiere. Io so sempre come parlare a tuo padre. Non devi? Prestare il motorino. Chi c'è? Sono andato in facoltà, no? Per fare l'esame orale di istologia. Sì? E mi sono accorto che ieri, guardando i tabelloni dello scritto, mi sono sbagliato. Cioè, c'erano 4 mancini, no? 4. E, 3 promossi e 1 bocciato. E quel bocciato è questo. Io dici tu a papà? Ti prego, ti scongiuro. Va bene, va bene. Grazie. Tanto io so sempre come parlare a tuo padre.